Nell'ultimo periodo abbiamo fatto tantissime esplorazioni. Ci hanno inseguito moltissime volte, ci hanno lanciato oggetti. Abbiamo veramente rischiato di farci molto male. Addirittura a me una volta è venuto un attacco di panico durante una di queste esplorazioni. Ed è successa la stessa identica cosa anche a Cappo. Io ho le vertigini. Ma questa volta abbiamo veramente esagerato più del solito. Eravamo convinti di fare una normalissima esplorazione, quando ad una certa però tutto è cambiato. Quella roba lì. Sì, ci hanno puntato una pistola. Non mi era mai capitato, ma è tutto vero. Ora non vi voglio dire come è andata a finire, seguite tutta la storia fino alla fine. Bro, tu hai letto del cadavere? Che hanno beccato un cadavere lì? Sì. No, io non l'ho letto. Eravamo io, Sos e un ospite speciale, Ergi. Io me ne voglio andare. Allora, ce n'è una. Però aspetta, io ti dico, allora, questo posto è un posto particolare, perché c'è stato un raid dei carabinieri lì, ok? E quindi in teoria da 2-3 mesi non c'è più nessuno. Lui è Ergennaro ed era la sua primissima esplorazione che faceva con noi. Però prima dentro ci sono state delle sparatorie. E purtroppo probabilmente anche l'ultima. Cioè, era un posto di spaccio, nel senso la gente era lì che spacciava. Un posto abbandonato dove la gente spacciava. Ci stavamo dirigendo in un istituto abbandonato a Baggio. E purtroppo non è molto conosciuta per essere una bella zona. Troppi clienti pregiudicati, un accoltellamento, chiuso un bar di Milano. A Milano mi hanno rubato l'auto per la quarta volta, la vettura ritrovata a Baggio. Spacciava dal divano di casa, via vai di persone fuori dalla porta per acquistare. Lo fermano con 5 grammi, a casa ne aveva 5 kg, arrestato. Quindi mentre andiamo spieghiamo ad Ergi, ignaro di tutto, cosa stavamo per esplorare. Tu chiaramente ricordati, se vediamo una persona, non agitiamoci subito, magari un barbone che abita lì, poverino. Cioè, probabilmente c'è dentro gente che abita. E se ci chiede perché abbiamo un mattarello? Ergi era molto preoccupato per la sua prima esplorazione, tant'è che si è portato questo mattarello per potersi difendere, cosa che poi non è servita a nulla. Per sicurezza personale. Con diverse esplorazioni abbiamo imparato che l'ultima roba da fare è scappare. Roba importante, raga, mi raccomando, se dovessimo beccare qualcuno, uscite, non agitatevi, non scappate subito. Sì, questa raccomandazione non ha troppo funzionato. E dopo 5 minuti di macchina finalmente arriviamo. Sì, è qui in fondo da qualche parte, raga, avevo visto le foto. Sì, devi parcheggiare, sì, devi parcheggiare qua. Parcheggiamo e dovevamo soltanto capire dove era situato il posto. Il posto dovrebbe essere, in teoria, qui in fondo da qualche parte. Ma non sono certo, prima capiamo come entrare e se si può entrare, perché non sono sicuro, eh. Speriamo di no, sinceramente. Prima esplorazione di Ergi di notte. Ragazzi, il video finisce qua perché non si può entrare. Ma se... guarda, non sarebbe male. Anche perché fa freddo. Conta che l'ultima volta sono andato alle, sai le case horror, quelle dei dei parchi divertimento? Sì. Ero andato con la tipa. Sei cagato? Siamo usciti che lei mi doveva difendere. Ma veramente? Perché mi cago addosso queste cose. Quindi apriamo Google Maps e cerchiamo di capire come entrare. Crediamo che la strada sia da quella parte, ma non siamo certi. Il posto, allora, il posto no, è proprio dentro, dentro la foresta. No, ok, ma bisogna capire come entrare, perché questo è il posto. Questo è ancora attivo. Esatto, quindi noi dobbiamo, esatto, dobbiamo fare il giro da dietro e arrivare lì. Era molto difficile perché il posto è completamente recintato e soprattutto praticamente in mezzo ai boschi. Altro motivo per il quale qualsiasi cosa sarebbe successa, nessuno lo sarebbe potuto venire a sapere. Raga, sono agitato un po', sto agitato. Non è meglio se lasci in macchina? Cosa? Anch'io tutto. Io non posso lasciare le cose in macchina, sincero. Questo probabilmente è stato l'errore più grande che potevamo fare. Più che altro qui siamo in una zona brutta, bro. Cioè, secondo me è quasi più safe tenerla addosso. In teoria il posto dovrebbe essere qua dietro, raga, Stop, dovrebbe essere qua. Vieni qui, brother. Il problema è che scavalcare questo non è impossibile, raga, Quindi, primo step, controllare la zona intorno per vedere, uno, se ci potevano essere vie di fuga in caso di pericolo. Io direi di andare avanti e fare il giro, vedere se c'è qualche punto. Questa dice che è aperta. Proviamo. Stop. Aspetta, esattamente qui dentro. No, è chiusa, lascia stare. Due, per vedere cosa ci circondava e per capire se ci potevano essere dei pericoli anche fuori dal posto abbandonato. Ma guarda che roba, fra, sopra c'è anche addirittura il filo spinato, bro. Cioè, per farti capire. Infatti era un carcere questo, sicuro. Guarda un po' qua. Qui, raga, c'è sicuramente un modo per entrare, bisogna scavalcare questo. Metti un attimo la torcia qui, punta la torcia. Questo muro qui da qualche parte. E quando pensavamo di non poter entrare perché non sapevamo come fare, per fortuna troviamo questo buco. Stop, c'è un buco lì. Un ingresso da retro, probabilmente fatto da qualcuno che entrava ogni tanto. Già questo è un brutto segnale. Guarda lì, c'è un buco. Vediamo da lì. In caso, secondo me si può entrare da qui. Ore 11 di sera. In ogni caso, prima di entrare, facciamo un giro, un'ispezione di tutta la zona. E lì ci dovrebbe essere il buco per entrare che ho visto prima. Bravissimo, eccolo lì. Lì c'è il buco per entrare, lo vedi? Guarda come dorme. Porco due. Raga, è grandissimo questo posto. Mi sto già cagando addosso io. Ci mandiamo la posizione su WhatsApp per sapere esattamente dove eravamo in ogni momento. No, parlate cazzate. Mandatevi tutti sul telefono la posizione a qualcuno. Se ci dovessero rubare il telefono, almeno sappiamo dov'è. Prendiamo coraggio e entriamo. Allora, raga, l'ingresso è lì. Lì, in quel buco lì in fondo. Entriamo semplicemente lì. Stiamo attenti a non mettere già le torce, che se c'è dentro qualcuno. Capisci che c'è qualcuno che sta per entrare, raga. Come può esserci qualcuno?
Bro, guarda che noi abbiamo beccato un sacco di gente anche tipo garbagnati in un ospedale abbandonato. C'è un buco, qualcuno comunque è entrato ed entra. Sì, vabbè, ma entra gente magari tipo di giorno come noi che vuole vederlo. Guarda, c'è proprio un sentiero, raga, qui, Guardate bene, c'era una nebbia incredibile, non si vedeva nulla. Puoi andare tu avanti, Argi? Io vado in mezzo. Il posto dall'alto era enorme, c'erano tantissime strutture. Quindi decidiamo di andare a visitare questa qui. La prima e anche la più alta. Lo so, io mi un po' incontrato su storia così, Ecco, questa qui è l'entrata, raga. Hanno buttato giù il cancello qui. Calma. Questa qui è l'entrata. C'era tantissima suggestione, ovviamente agitato che era la sua prima esplorazione non voleva assolutamente stare per ultimo. È questa. Pronti? Chi entra nel primo? Ergi. No, io in mezzo. Chi è chi entra nel primo? Vabbè, dai. Vai, vado io. Purtroppo, anche se eravamo appena entrati, l'ansia già iniziava a farsi molto sentire. Ok. Entra, bro. Ma sta piovendo? Oh, raga, non vedo niente. Non si vede niente, raga. Raga, qui davanti a noi non si vede nulla, Cioè, vi giuro, non si vede veramente. Tieni la torcia perché sennò io non vedo assolutamente niente. Allora, guardate quanti posti ci sono qua. Proto, guarda che bordello. Qui innanzitutto c'è un edificio. Che edificio vogliamo... Iniziamo a vedere questo qua. Questo qua a destra o questo? Questo qui. Sì, prima c'è un questo. Okay, guardati intorno, bro. Guardati intorno, mi raccomando. Qui c'è un edificio abbandonato esattamente qua davanti a noi. Guardalo qua. Guardalo qua, è questo, raga. Ma qui... C'è un buco? Ah, raga, attenzione. Attenzione per terra i buchi, raga. Siamo davanti ora al palazzo abbandonato, ma che roba. Guarda, c'è anche di lì, raga, guardate di lì. Raga, guardate di lì. Porco due, ok. Ok. Attento, Ergi. Ok. Raga, saliamo le scale. Vai, vai. Ma io perché ho uno? Ergi, tranquillo. Anche perché poi con la torcia in faccia non riesco a fare niente. Guarda qua. È tutto completamente abbandonato. È tutto completamente abbandonato, raga. Senti per terra. Attento che potrebbe crollare, Si è andato tutto insieme. Cazzo, guardate qua, raga. Qua è caduto, lì c'è una scala. Raga, qui è caduto, Attenzione che cade. Non usiamo questa scala qui che cade. Vai avanti. Qua qui è tutto distrutto, raga, Tutto raga, distrutto. Sala scale. Cazzo, guarda qui. Guarda qua, brother. Raga, ma questo è moderno. Sì, raga, te che ha scritto ste robe? Shh. Cosa sono questi rumori? Raga, questo l'ha scritto qualcuno, Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? È nuovo? Sì, brother. L'inchiostro era lì da pochissimo tempo. Questo vuol dire che c'era qualcuno che aveva scritto quel cartello. E qualcuno che l'aveva scritto da molto poco. Questo posto non era completamente abbandonato. Poteva tranquillamente essere che c'era qualcuno che ci abitava. E quello sarebbe stata la cosa meno grave rispetto a quello che è successo dopo. Guarda che c***o c'hai. Non ha niente. È nuovo. È nuovo, guarda. È nuovo. Oh, brother, è nuovo. Raga, porca la p***a. Praticamente ogni rumore era un attacco di panico, soprattutto per Ergi. Ma comunque noi cerchiamo di non farci prendere dall'ansia e continuiamo. Raga, non dovete far casino. No, chi è che ha scritto questa roba? Ma cosa vuol dire sa scale? Andiamo avanti, raga, con calma. Sopra, guardate che crolla sopra. Stop, guardate bene, davanti a noi era completamente buio. Il soffitto era praticamente crollato. In questo momento la nostra più grande paura era quella che potesse cadere qualcosa mentre stavamo esplorando il luogo. Quindi facciamo molta attenzione e proseguiamo. Però guarda qui, è tutto completamente distrutto sopra, raga. Attenzione, guarda qua, brother, guarda lì. Guarda lì, guarda qui, guarda qui, guarda qui. Rischio crollo tutto, sì. Al minimo movimento, nuovo piano, tutto. Altra roba per la quale non bisogna correre questa. Sì, attento anche al pavimento, Guarda qua, guardate qua. E per scoprire se ci fosse qualcuno, facciamo la cosa più ovvia. Chiediamo. C'è qualcuno? Oh, non hai sentito? No. Stop. C'è qualcuno? Sentivamo dei rumori in continuazione. Dalle scale? Non hai sentito voi di là? Io non credo, raga, che sia... Non credo che sia il campo. Guardatevi dietro. Il campo da calcio di... Allora, facciamo così. No, facciamo io ho sentito tipo un rumore come se cadesse qualcosa. Dalle scale? Tipo. Raga, ascoltate me. In ogni caso è su. Qualsiasi roba ci sia è su. Ascoltate me. Facciamo così. Dietro. No, dietro. Sono serio. Dietro. Mi sto cagando addosso. Oh, fatemi stare in mezzo a me. Zitti. Non serio. Guarda dietro. Ergi, calma. Già, cosa dobbiamo fare? Vai avanti. Andiamo giù. Vai tu avanti. È finita l'esplorazione? No, andiamo a vedere l'altro posto, raga. La situazione ci stava veramente sfuggendo di mano, quindi decidiamo di finire questo piano e andarcene. Lì c'è una porta, raga. Guardate qua. È tutto così, raga. Vai. Allora, credo sia stato un istituto, raga. Non riesco a capire cosa... Ragazzi, guardi sempre dietro, C'è qualcuno? Permesso? Vogliamo fare delle foto. Quindi andiamo a vedere la seconda struttura, questa qui. Andiamo avanti. Ok.
andiamo a vedere un altro posto. Da qui andiamocene via ora. Ripassiamo qua. Qua. Occhio al buco, Ergio, occhio al buco. Stop. Oh, stop, sentito il rumore. Ok, vai avanti di qua. Di qua? Andiamo. Sta fermi, raga. Di qua, vai dritto di qui. Raga, rumori, eh. Vai. C'è qualcuno sicuro. Vai avanti, piano, piano. Mi guardo sempre intorno, raga, eh. Ok, qua dentro, raga, dobbiamo andare. Stop, guardate bene, questo posto era molto peggio dell'altro, perché si vedeva che c'era qualcuno, che qualcuno passava ogni tanto da lì. E soprattutto era completamente buio e quasi sotterraneo. Stop. Attenzione, rumori. Io sento rumori, raga. Sì, ma secondo me sono altre persone. Vai, stai tu in mezzo, vado io dietro. Vai, no, dobbiamo entrare qua avanti, bro. Devi entrare qua avanti. Con calma, raga, con calma. Qua avanti piano, raga. Tieni tu. Occhi buchi per terra, raga. Occhi buchi per terra. Raga, siamo qua per esplorare. C'è qualcuno? Soschi, del solito c'è qualcuno, ma chiaramente senza risposte. Avanti qui, raga. Con calma, eh. Sì, questa qui, andiamo qua avanti. Preparatevi, perché mentre stavamo camminando succede questo. Stop, guardate bene, avete capito, c'era qualcuno che abitava probabilmente in questo posto. Anzi, noi pensavamo abitasse in questo posto. In realtà era lì per tutt'altro. Cosa? Eh? No. Cosa vuol dire? Siamo qua per esplorare. Siamo qua per fare un'esplorazione. Siamo qua per esplorare il posto. In che senso siete qui per i sacchi? Cosa sono questi sacchi? E soprattutto, perché il tipo era completamente incappucciato? La situazione si stava veramente iniziando a mettere male e non era per nulla ancora arrivato il peggio. E possiamo uscire? Perché? Perché stai lì? Chi erano gli altri? Allora i rumori che sentivamo prima erano veri. C'era qualcuno che ci aveva visto. La situazione stava veramente iniziando a sfuggire di mano completamente. Dovevamo andarcene il prima possibile. Abiti qua? Quando Sos ad una certa nota che potrebbe essere che abbia una vera pistola. Oh. Mi fai vedere le mani? Fammi vedere le mani. Abbassa la doccia di me. Fammi vedere le mani. Io l'abbasso se mi fai vedere le mani. Che cos'hai in mano? Ti sembra il... Stop! Guardate bene, era confermato, aveva una pistola. Che modo è? Ma siamo tre ragazzi che stiamo esplorando un posto. Guardate Ergi, in questo momento si stava iniziando ad impanicare ancora di più. Si stava guardando intorno per cercare probabilmente una via di fuga. Cosa vuol dire un luogo di sacchi? Un luogo di sacchi, abbassa la tua torcia. Ma non possiamo uscire? Non possiamo uscire? Ma non mi fanno mai uscire, ragazzi. È attraverso il mare di mezzo, deve essere. E la notte esplorare questi posti. L'esplorazione, fatto. Sta ringrazando. Calma, guardi. Sta chiamando qualcuno. E appena noi ci giriamo, immediatamente il tipo prende il telefono e si mette a chiamare qualcuno. Oh, sta chiamando qualcuno. Ha detto che ci sono i tipi dietro. Sì, ho una pistola in mano. Spero che non vi capiti mai una situazione di questo tipo, perché non si vede dal video, ma eravamo veramente impanicati. Io non riuscivo a parlare, non sapevo cosa dire. Prendilo. Ergi voleva trovare un'arma, giustamente. Cerchiamo di stare tranquilli, mantenere la calma e provare ad andare via senza avere problemi. Calma. Guardate cosa in mano, era confermato, aveva veramente una pistola. Da qui in poi la situazione sfugge completamente di mano. L'abbasso. Fatemi vedere le tasche. Probabilmente voleva derubarci. E infatti, purtroppo, poco dopo. Ma te non ti ha preso nulla allora? Il portafoglio. Dai, lasciaci andare. Eravamo veramente in una brutta situazione. Io ero completamente impanicato. Ergi era più impanicato di tutti. Non sapevo cosa fare e cosa dire. Cosa fa? Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina immediatamente per sapere esattamente com'è finita questa vicenda. Iscriviti al canale.